Quanti consigli ci sono oggi in questo brano di Vangelo? Il primo consiglio è quello di non nasconderci, ma di avere il coraggio della nostra fede, di essere dei cristiani. Magari ci possono prendere in giro, qualche volta ci possono considerare un po' degli stupidi, dei creduloni, ma se noi siamo coerenti con i valori in cui crediamo, con l'amicizia con Gesù, allora poi ci stimeranno e qualcuno ci seguirà anche. E quindi non avere questa paura, perché c'è qualcuno che forse si nasconde un po' tanto, ha paura del giudizio degli altri, e quindi mette questa luce, perché un cristiano è una luce, nel mondo di oggi, ma sempre sarà così. Il cristiano è una luce di cui la gente ha bisogno. Se questa luce la metti sotto il secchio, per esempio prendiamo quel neon lì, lo mettiamo sotto un secchio, non ci sta, tra l'altro, sarebbe un secchio grosso. E comunque non farebbe più tanta luce, saremmo al buio, è vero? Ecco, questo è il cristiano. Perché noi tante volte facciamo questa cosa di vergognarci un po' della nostra fede, del nostro essere cristiani, ci nascondiamo un po'? Forse perché abbiamo tanta paura del giudizio degli altri, perché abbiamo tanto, la cosa che principale a cui pensiamo, cosa penseranno gli altri, cosa diranno di me? Allora qui Gesù invece dice un'altra cosa molto interessante, dice: non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato. Bellissima questa cosa qua. Cioè tu devi essere limpido. Come sei esternamente devi essere dentro. Come sono le tue azioni fuori devono essere i tuoi pensieri dentro. Tanto qualsiasi pensiero che hai un giorno lo sapranno tutti. Tu pensi di poter nascondere quello che hai dentro, in realtà viene fuori. Ma già adesso, se uno ha dentro il rancore, l'odio, viene fuori. Se uno ha dentro il giudizio, viene fuori. Tutto viene fuori. Se uno ha dentro l'impudicizia, viene fuori. Gli altri se ne accorgono. Non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato. Nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Allora cerchiamo di essere limpidi, sinceri, puri. In tutti i momenti della nostra vita siamo sempre, per esempio, sotto gli occhi di Dio. Dio ci vede sempre. E lì potrebbe ancora andare bene, perché Dio ci vuol bene. Ma pensate che tutti i momenti siamo sotto gli occhi di noi stessi. Se c'è qualcuno che non possiamo ingannare, siamo noi stessi. E allora voglio dare alla mia vita un senso. Voglio dare ad ogni momento della mia vita, a ogni pensiero, a ogni più piccolo desiderio, un senso di amore. Perché voglio avere una vita bella. Ecco questo. Quindi, prima di tutto per amore a se stessi, fare il bene. Non per paura del giudizio degli altri. Questo è il messaggio di Gesù. Allora, capite? Allora, riprendiamo il discorso da capo. Per paura del giudizio degli altri, noi tante volte non facciamo il bene. Giusto? E questo è il primo errore, perché mettiamo la luce sotto il secchio. Il secondo errore, quelli che fanno il bene, ma lo fanno per far bella figura con gli altri, o perché gli altri dicono che sono bravi. Ecco, invece no, il cristiano fa il bene perché il bene è bello, lo fa anche se nessuno mai mi vedesse, anche se nessuno mai lo sapesse. Perché sono innamorato del bene, perché voglio essere coerente con me stesso, perché voglio avere una vita bella, anche se nessuno mai se ne accorgesse.